Mi raccomando, se non vuoi perderti nessun video su questo canale, ti consiglio di premere la campanella in alto a destra per ricevere ogni giorno i feed dei video che usciranno sul canale. Buona visione! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo 14esimo episodio di Pokémon Insurgence Randomizer Nuzlocke. Ragazzi, nello scorso episodio tra le sabbie di questo deserto abbiamo perso tre membri fondamentali per il team. Abbiamo perso Mimikyu, abbiamo perso Serena e abbiamo perso addirittura lo starter, ossia Lily. Purtroppo ragazzi è stato tutto un errore mio. Ho abbassato la guardia in un gioco che non ce lo permette, ma da oggi ragazzi prometto, e qui lo dico, che non ricapiterà più. Ripartiamo da oggi a 1000 anche con un like, mi raccomando, che la serie si sta riprendendo molto bene e ho le cuffie storte, mannaggia a Buddha. Detto ciò ragazzi, dopo queste imprecazioni, torniamo un attimino seri. Ho allenato tutto il team e ho inserito tre nuovi Pokémon che adesso vi andrò a presentare, che saranno i nuovi membri effettivi del team. Abbiamo Pupenaz a livello 49, ossia Blissey, Stomach, ossia Goodra, che si è evoluto dal Gumi a livello 50, in realtà si è evoluto da Sligo a livello 50, vabbè, e poi abbiamo Cyrus, ossia il nostro Anchorvax, a livello 48. Ragazzi, questo team, e qua lo dico, non sarà il team definitivo, soprattutto per quanto riguarda alcuni Pokémon. Probabilmente nel corso della serie lo cambierò, e questo perché ragazzi, tre Pokémon che abbiamo perso nello scorso episodio erano anche i tre Pokémon che possedevano i tipi elementari, ossia fuoco, acqua e erba, e siccome sono tipi molto importanti all'interno del gioco, ci servono. Non ne abbiamo nessuno, l'unico che si avvicina è Stomach, che è di tipo drago ma conosce un fracco di mosse di tipo acqua, cioè in realtà due, però Rain Dance la consideriamo di tipo acqua. E nulla ragazzi, come già detto, vi invito a lasciare un bel mi piace e un commento rispondendo alla domanda del giorno. Mi raccomando, sempre fondamentale, premete anche la campanella. Detto ciò, possiamo proseguire in questo deserto nel quale abbiamo lasciato i nostri poveri Pokémon, e non ho repellenti nel caso lo stesse chiedendo. E nulla, ci eravamo bloccati qua raga, perché c'ho caga ad andare avanti, e in teoria sotto di qua dovrebbero esserci altri allenatori che io posso tranquillamente affrontare ora come ora. Quindi iniziamo. Caro mio Montanaro, non danzare. Fletching, ok, perfetto, potevo affrontare lui anziché quello con Xerneas. Nel frattempo che io insulto il signor Montanaro, il signor Montanaro mi sta aprendo il culo con un Fletching. Ora, questa cosa non va bene. Ah raga, anche quest'oggi ho l'acqua perché continuo con sto mal di gola infame. Ok, perfetto, tra l'altro li ho allenati tutti con i minchia di Audino che stavano all'interno della base segreta. Raga, è stato una pacchia, ve lo giuro. Ora vi faccio vedere magari brevemente i nuovi Pokémon. Per ora non mi convince Pupenaz, ma perché non ho ancora imparato le mosse giuste. Conto di trovare delle MT utili per lui, ragazzi. Per ora non può essere un gran Pokémon perché purtroppo ha solo mosse fisiche, per quanto sia speciale il suo attacco. Però niente, ragazzi. Cosa? Perché? Oh, un repellente, figo! Perfetto, raga. Ma manco a dirlo, fatemi attivare. Ok, no, cazzo, il condizionatore è attivato. Là si muore di caldo oggi da me. Ok, perfetto. Allora, super repellente, ce l'abbiamo. Allora, dovrebbe esserci un altro allenatore. Sì, però io mi sto cagando il cazzo, quindi adesso attiviamo il repellente. Spero di essere arrivato verso la nuova città, perché se questo deserto qua, altrimenti è proprio che il Sara gli fa una pippa. Allora, tu chi cazzo sei? Perché c'è ancora il crodino lì? Te t'ho affrontato? Forse li ho affrontati tutti, raga. Mi sa di sì. Quindi entriamo nella grotta. Dimmi che non è. Ah, siamo arrivati a Rogan Town. Era qua. Ok, perfetto. Non rimpiango nulla, raga. Meglio fermarsi. Dopo lo scorso episodio, guardate, io veramente ho avuto un terrore allucinante. Allora, curiamoci Pokémon. Buongiorno. Una conoscenza tra Blissey, infermiera Joy. Facciamo copiare i Blissey che nascono dei belli eppini. Allora, fermi. Allora, Ultra Ball. Allora, ho detto allora 15 volte. Mi sento tipo il Rocket che dice ragazzi. Un saluto a Luke, raga. Ok, allora. Cazzo è sta merda? Cos'è? Una palestra? Non posso. Ah, il World Tournament! Che sarà quello di Unima? Che l'avete copiato? Bastardo, copi Unima? Disiscritto, ti segnalo. Merda. Questa. Cos'è sta merda? Il casino? Oh, I'm Clyde, the guide. Io sono Gesù Cristo che vuole uscire dal casinò. Quindi senti, grazie, perfetto. No, raga, il casinò proprio no. Che incita brutte cose tra i ragazzi. Allora, visitiamo un attimo sta nuova città. Oh, my wife gambled and lost. Ok, perfetto, sua moglie l'ha preso in culo al casinò. Aspetta. My wife. Ok, nulla contro, cioè.
Oh, tu sei già più normale. C'è un Pokémon che cosa, prego? The Larvest for... sì, non ho Ghost Pokémon, però. C'è un piccolo problema di fondo. Allora, parliamo un po' con tutti. Io spero che qualcuno sia utile qua e che non abbiano tutti Sharpedo all'interno delle case, perché altrimenti... altrimenti sarebbe un problema. Cosa? I heard the rumor that every... Davvero? Figo! Wow, sì, ce le hanno le mega evoluzioni, mannaggia loro. Beccato 3 infarti, raga, nello scorso... No, che scorso episodio? Sono stati 2-3 episodi fa, una roba del genere. Lo scorso episodio purtroppo me lo ricordo molto bene. Allora, vieni qua, donna, parlami. Game Corner, ancora tu, Montanaro, un altro, raga. Sì? Cosa? Eh? I'm a lover of the rarest... non ho... cosa? Definisci super raro, cioè, non lo so... Con loro dicono cose. Oh, attenzione, raga, c'è di nuovo Rocket. C'è di nuovo Rocket, so che mi darei uno strumento. Vero? Oh, oh, sì! Questa è utilissima, raga. Questa è utilissima. Mi sono informato fuori parte. Nella base segreta ho comprato un omuncolo che, se gli diamo una EVS Stone, penso si chiami così, una roba del genere, ci cambierà gli EVS del Pokémon. Quindi fuori parte magari lo faccio. Sì, 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 non mi interessa. Cosa vuoi tu? Moonstone! Oh, madonna, raga, tutti adesso mi parlano. Sono un allenatore, sì. Cosa? Cioè, tutti qua, tutti alla fine, veramente. Vi stavate scappando da me, proprio. Che simpatici. Oh, questo qua è l'uomo autobus. Che detto così non sembra una grande cosa, però effettivamente è lui. Allora, proseguiamo. Chi cazzo sei? Raga, è Brock. È Brock con la pelata. È Brock dopo il milione di iscritti. È Brock dopo il milione di iscritti. Vieni qua, Brock. È difficile vedere nella... ah, ok, è difficile vedere nella tempesta, ti puoi far male. Cos'è sta roba? Incinerate. Incinerate. Brucia tutto? Giusto? Non è incendio. Sì, ok, brucia tutto. Nessuno può impararlo, suppongo. Oh, Pupenaz, sì, raga, ok, è utile. È utile. Leviamogli un takedown, che tanto non uso mai. E diamogli Incinerate. Ok, perfetto. Posso utilizzare Pupenaz. Ecco, ad esempio, Pupenaz è un Pokémon che se in futuro non mi convincerà potrei cambiare. Percorso 6, ho comprato anche delle Ultra Ball, raga. Ora, le catture sono fondamentali perché... Non avevo realizzato che mi avresti sfidato. Dicevo, le catture, raga, sono fondamentali perché ci terrei davvero ad avere un team un po' diverso. Soprattutto per quanto riguarda alcuni furfru Pokémon. Quindi adesso se riusciamo... Togepi, ho letto bene. Ok, perfetto. Sì, sarò anche overlivellato, raga. Però potete anche capire che dopo lo scorso episodio vedi i Togepi che ti fanno Ancient Power out of nowhere. Un pochino ti caghi in mano, eh. Gravità. Sei un uccello e usi gravità. Tu spiegami... Perché? Tu spiegami perché. Ho pure stortato il microfono, figo. Allora, proviamo a fare sta cattura, raga. Vediamo un po' chi ci viene fuori. Ok, dai, dal verso, sì, sì. Porco, no, Skiploom. Va bene così, muori. Non lo prendo, raga. Che cazzo lo prendo a fare io un Iglipuff? Cioè, nel senso, è uno dei Pokémon peggiori. Cioè, che manco spinda a momenti e prendo Iglipuff. Poi lo chiamo Pink Ball, vero Luke? Che sta merda. Utile sto posto, mi dicono. Ok, abbiamo un ponticello. E qua abbiamo un pittore, suppongo. The Majest... Sì, ok, perfetto. Sì, è un pittore perché parla del magnificente verde. E poi c'è il sudovudo, però va bene così, a noi piace. Mi sa... Ok, non posso scappare, ma... No, non capisco che cosa... Non ho capito, raga. Se avete capito, scrivetelo nei commenti, per piacere. Comunque, raga, come potete vedere, Cyrus è un gran Pokémon. Ma sta già morendo. Non devi morire, perché tu sei uno che vorrei tenere, sinceramente. Grazie, livello 49, perfetto. Sì, non ho avuto un vero e proprio criterio per allenare alcuni al 49 e altri al 48. Semplicemente chi era più vicino al 49 l'ho portato su. E non è un... cioè, è un caso che qui nei Ipno che facciano schifo siano a livello 48, raga. State tranquilli. Quello è un repellente, questo è un pigliamosche. Ok, perfetto. Iniziamo a evitare il pigliamosche e pigliamo un repellente. Questo qua è decisamente un super repellente e non un max repellente. Però, raga, silenzio. Non disturbate Insurgence, che lui non è studiato. Piglia mosca con Giratina. Piglia mosca con Giratina. Giusto. Direi, raga, che è il momento di far esordire il nostro Stomach. Ok, perfetto. Per fortuna, raga, che è un gran Pokémon questo. Regge un bot. Guarda che bella cosa. Devo smetterla di gufarmi le cose. L'ho citato tipo... 2 minuti... un minuto fa. E adesso è apparso. Dopo un Giratina. Raga, io l'ho sempre detto. Spinda è... la vera forma di Necrozma.
La vera forma di Necrozma è Spindam. Cioè, non è che tu dici nuovo po'. No, vedrete? Arrivi sull'altare e viene fuori Spindam. Io me lo sento. Acrobatics, tua madre Matrix. Quindi, fermi. Fermi. C'ho Incinerate. Lo citavo proprio prima e. Ok, perfetto. Non mi fare troppo male, per piacere. Se criti ti bestemmio Bud. Non mi sta entusiasmando molto Puppenaz. Perché vabbè che io contro Jumpluff c'ho i peggio ricordi. Però cazzo. Perché no. Io lo dico qua, raga, se non mi piace come Pokémon lo deposito, perché obiettivamente anche in allenamento non mi ha entusiasmato, pensavo meglio. Solo che più che altro per il momento, raga, per un fattore intanto sto andando a curarmi, non mi sono fatto di acidi. Cioè, anche quello, però non nel momento specifico, cioè non è l'acido, non è la causa per la quale sto tornando indietro. Dicevo, raga, l'ho preso più che altro per un fattore di resistenza, perché potrei utilizzarlo per gli switch, visto che vorrei avere un pochino di calma dopo l'episodio della volta scorsa. Però, cazzo, cioè, mi stava per aprire un Jumpluff, cioè, voglio dire, fosse stato Giratina di prima, dico, vabbè, dai, però è un Jumpluff. Amo questo gioco. Amo la sua sottile ironia. Amo l'ironia di Chaucer, amo l'ironia di Shakespeare. Un revive! Non posso usarlo. Grazie, veramente. Voi siete una simpatia allucinante. Ole Hunter, sì, bello poterti catturare, mi dicono. Allora, fermi, utilizziamo quel repellente che abbiamo trovato prima, che se ce l'ha messo lì un motivo ci sarà. Io non me lo sono sognato, c'era. Ok, perfetto, sia chiaro, no? Perché adesso passo pure per il pazzo, no? Capite? Passo pure per il drogato che fa teoria al posto di Saidonia, cioè... Bullo, Gennaro, aspetta. Questa qua è una cosa che mi sembra bella. Taunt. Posso scendere le scale? Cioè, nel senso, tu non puoi... Budiu. Ok, avevo rimosso sto tumorello. Quindi, allora, fermi. Mandatelo giù per piacere. Return. Ok. Confide, che cazzo vuol dire? Che mossa è Confide? Sì, ma quante mosse usi? Cioè, quante ne ha usate, raga? Luxray. Ok, fermi. No, devo switchare. Grazie. No, davvero, grazie. Dai, tua madre inculata. Guarda, figa. Oh, tutto ciò mi fa altamente bestemmiare Dio. Guarda, Puppenaz, fai schifo. Puppenaz, curati il cancro. Guarda, cos'è sta merda? Cos'è sto schifo? Muori. Guarda che roba, è allucinante. Io non ci voglio credere. No, m'ha predictato. Oh, stai fermo. Che cazzo è sta merda? Swag. No, figa. Non può essere vero. Muori. Dio mio! Puppenaz, curati! Dio mio! Ok, il team si è vagamente indebolito, non so se avete notato. Oh, anche Stomach non mi sta sorprendendo molto, sinceramente, mi aspettavo di meglio. Però, ragazzi, adesso lo mettiamo... A parte che ho visto che ha una natura di merda, però vabbè, questi sono dettagli. Mettiamo davanti Stomach, raga, così vediamo cosa riesce a fare. Si dice Stomach, si dice Stomach. Sapete che non so, effettivamente. Io sono andato... Che sta... Cos'è sto... Cos'è sta neoplasia al cervello che c'è qua? Salamence, ok, perfetto. Non mi deludere, per piacere. Dragon Pulse. Olè! Olè, ragazzi, finalmente. Ok, forse doveva semplicemente entrare dal primo minuto, come direbbe un certo Piccinini. Ok, ma di Water. Water, raga, attenzione, Water. Famoso luogo dove perse Napoleone la sua ultima battaglia, Waterloo. Ok, perfetto, dai. Comunque, come vedete, raga, le mosse speciali regge abbastanza il nostro Stomach. Questo è un ottimo punto a suo favore. Come il lessico per me, a quanto pare. Puppenaz! Allora, è un Ekans, eh. È un Ekans. Non vado più avanti con sto Pokémon. Urge cambiare Puppenaz. Questo è stato un fallimento. Puppenaz, sei fallito. Fai schifo.
Quanto è bello Goodra, raga, quanto è bello Goodra, a me piace un sacco. Fatemi sapere cosa ne pensate di Goodra. Anzi, penso che la DDG sia qualcosa tipo, qual è il vostro Pokémon preferito? Perché, raga, cioè il vostro Pokémon drago preferito, perché il mio preferito è Ninetales, lo sapete. Ma, raga, io adoro Goodra, cioè non è il mio drago preferito, però lo metterei sicuramente in top 5, mi piace un casino. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate nei commenti, perché conosco di molta gente che odia questo Pokémon. Ma, a parte il fatto che, allora, fermi, a quanto siamo? Siamo a 15 minuti, siamo a 15 minuti, porca troia. C'era anche un'altra zona in teoria da visitare, no? O sto sognando? Sto sognando? Ho prima visto una Ultra Ball. Raga, sto letteralmente. Sto impazzendo. A parte che. Ok, allora, fermi. Calma. Abbiamo trovato il malvagio qua. Ok, fermi. Allora, calma, fermi. Ora, ho come l'impressione che si possa pure scendere lì in un momento, ma ditemi, vi prego, che non mi sono sognato. Cioè, ok, io sono andato di qua, no? Free wifi, incredibile. No, no, raga, a parte gli scherzi, cioè, mi sono perso. No, tua sorella. Ah, ok, fermi, ok, sì, di qua sono già andato. Ok, raga, c'ho semplicemente l'Alzheimer a 17 anni, ci sta. Raga, se trovo questo faccio il clickbait. No, giusto per dirvelo, perché non si sa mai, poi la gente si dice clickbait. Se raga, ci sono le cose nel video, non è che è clickbait, cioè vuol dire che porto contenuti che piacciono alla gente. Detto ciò, allora, affrontiamo prima questo qua, raga, poi siccome questo qua è il percorso 7, cattura io, cioè, non è che sto chiedendo di trovare un altro Arceus, però c'è un Pokémon che io riesca a mettere in squadra e dire wow, beh, sì. Cioè, non Iglipuff. Capito, cioè, nel senso. Ole. Ma come super. Penso si sia appena buggato qualcosa. Allora, non so se avete notato, ma mi ha attaccato con Energy Palla e mi ha segnato che era super efficace. Ora, come voi ben saprete, Energy Palla su Cyrus è super efficace più o meno come, non lo so, l'esercito italiano su quello statunitense. Cioè, mi ha tolto 2 PS, quindi bello Insurgence, però occhio ai bug. Ok, cattura. Questa la guardiamo perché l'ultima volta è andata male quando non l'ho guardata. Ora. Ok, questo è un problema. Perché ok. Allora, sinceramente non so cosa fare. Perché è vero che l'abbiamo trovato Delta noi Gardevoir, però evidentemente è considerato come Pokémon diverso. Però io Gardevoir tecnicamente ce l'avevo già, quindi sarebbe Spices Close. Però io non so effettivamente se il gioco mi permette, cioè se il gioco è talmente studiato da permettermi di utilizzare un Pokémon non catturato come primo. Perché io tenderei sinceramente a considerarlo come Spices Close. Cioè, nel senso, ne ho già avuto uno di Gardevoir, alla fine era una forma diversa, ma lo, porca puttana. Raga, non lo so, direi che usiamo la Spices Close, perché alla fine è lo stesso Pokémon, solo in forma diversa. Quindi proviamo a fare un'altra cattura e vediamo un po' come va. Oh! 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 Parlando di Pokémon Delta, spunta fuori un Pokémon Delta. Questo è bello, raga. Se non lo ammazzassimo sarebbe ancora più bello. Ok, raga, questo qua è bello, potrebbe addirittura entrare già in team, perché a me Luxray attizza un sacco. Voglio vedere solo il tipo. Allora, Ultra Ball, vediamo un po' se riesco a prenderlo. Ok, perfetto. Allora, voglio capire il tipo di sta roba, seriamente. Perché azzarderei un veleno buio. Steel, ecco cos'era, ecco perché non riuscivo a buttarlo giù. Steel Poison. It feels wild voice mo. Ah, ok, fugge quando il nemico è accecato. Come lo chiamo, raga? Non saprei. Shinx nickname. Bella domanda. Un gatto maschio, veleno acciaio, non saprei veramente. Non ne ho idea. Giuro, non ne ho idea. Lo chiamo. Dai, sparatemi, lo chiamo Felix. Che no, oggi non ho idee, perdonatemi. Cioè, veramente, è il soprannome più brutto del mondo, raga. Neanche Luke ai tempi d'oro dava sti soprannomi, veramente. E Luke sa di cosa parlo. The Rock, cazzo, che bestia quel Pokémon. Allora, mamma mia, serie, raga. Luke, correggimi nei commenti se sbaglio. Che cazzo è sta merda? Dicevo, correggimi, Luke, se sbaglio.
verde foglia, Nuzlocke a verde foglia, episodio tipo 10-11 all'incirca, poi andrò a controllare. Allora, detto ciò, Bellsprout è andato giù. Poi raga, controllerò anche se si può utilizzare quello Shinx, perché io personalmente me la sono sentita di considerarlo Spices Close. Non so cosa ne pensa del gioco, quindi adesso vedremo. Tra l'altro dobbiamo tipo muoverci. Dove cazzo è la prossima città? Devo arrivare ad Helios City. Farò in tempo, lo spero più che altro. Tree attack, tua madre nella bank. Occhio, fermi. No, pozione. Non ho intenzione di perdere Pokémon, io ve lo dico. Non ho assolutamente intenzione di perdere alcun Pokémon. Questo sia chiaro a tutti. Ok, fermi, adesso posso concentrarmi più sull'attacco. Perfetto, round che cazzo è? Che cazzo è round? Primo round, secondo round, terzo round, tree attack, tua madre, muori. Ok, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Brava Ono, perfetto. Madonna che verso, Dio mio, che cazzo è? Allora, sapete quanto sarebbe stato, ma quanto sarebbe stato utile Lilligant qua? Molto. Però io sono coglione, devo miscliccare. Allora, Dragon Pulse, vediamo se va giù. Curse, bravissimo. Bravissimo, è proprio la mossa giusta. Diminuisci la velocità e schiatta. Questa è l'idea perfetta. Ok, allora, di là ho già visitato, di qua nulla. Mi sa che siamo arrivati a Helios City, che dovrebbe essere la big metropoli della regione. Quindi ragazzi, aiuto. Helios City, wow. No, minchia, se mi sfidi ti spacco la faccia. Ho alcune cattive notizie. Sono andato alla torre di Jade di Giada. Sono andato alla torre di Giada per avvertire l'Augur, ma c'erano già i cultisti là. Dobbiamo riuscire a trovare un'altra entrata e velocemente. Mi chiedo se si possa passare dalle sewers, dalle fognature o qualcosa del genere. Ok, perfetto. Allora ragazzi, prima di concludere l'episodio faccio una bella cosa in parte. Allora, andiamo a depositare, raga, Pupenaz, ma convinto zero, e sinceramente mi sento di toglierlo. Però potrei pensare di mettere piuttosto in squadra Shinx, che non sarebbe nulla male. Ora la domanda è, Shinx me lo fa combattere regolarmente? Felix, Shinx, chiamatelo come volete. Poi, raga, fuori parto, esploro un po' la città, così vi faccio vedere all'inizio della prossima che cosa c'è di interessante. Fatemi vedere solo se si può fare una roba del genere. Me lo fa combattere regolarmente? Sì, ok, perfetto, inshallah. Switch, mandiamo Ono. Don't osarmi, che già mi immaginavo l'inseguimento quello bello. Ok, perfetto, raga. Quindi io direi che nel prossimo episodio vi farò trovare Felix allenato, raga. Mi spiace, ma Pupenaz mi ha proprio fatto schifo. Mi informerò magari se impara qualche mossa, se trovo qualche MN, proverò a riciclarlo. Ma così, raga, muore dopo due episodi. E nulla, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, vi invito, come al solito, a lasciare un bel mi piace, un commento e un'iscrizione al canale, se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate nei social per rimanere sempre in contatto con me, rispondete alla domanda del giorno, insomma, tutto quanto. Sono Andrea Nasfissia, premete la campanella per ricevere i film. E noi, ragazzi, ci becchiamo in un prossimo video.